la tua salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, ci risponderà. Perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anche egli disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La presunzione umana è pari alla sua ignoranza. E proprio questo orgoglio fa da velo, però un velo massiccio, di fronte alla verità che il Signore ci vuole rivelare. Più Lui batte sulla nostra mente con la verità, e se in noi c'è la superbia, niente. Vi ripeto, fa spessore questo orgoglio e noi rimaniamo ciechi. E abbiamo ascoltato dal Vangelo di Matteo questa discussione tra i suoi avversari e Gesù. Gesù entra nel Tempio e insegna. Mentre sta insegnando, i capi dei sacerdoti e gli anziani, che combuttavano molto bene insieme, gli porgono questa domanda: tu con quale autorità fai queste cose? Qui voi capite bene che c'è un riferimento non interno alla pagina, perché Gesù sta parlando, non sta facendo chissà che. E allora gli chiedono: con quale autorità fai queste cose? A che si riferiscono? Voi ricordate che Gesù, entrato nel Tempio, trovò che lì commerciavano. Ormai era diventato proprio un mercato il Tempio. E lui dice: avete fatto una spelonca di ladri della mia casa, della casa del mio padre. Annodò una cordicella e cominciò a suonarla di santa ragione a tutti quanti. Però una nota particolare è questa: voi quando leggete quel brano, fateci caso, arrivò davanti ai venditori di colombe, non li sferzò, ma disse soltanto: portate via questi animali. Lì era l'uomo che di fronte a un animale che è popolare deve essere dignitoso, deve lasciare libero ciò che è fatto per volare, deve volare. Gli altri, suonati, si allontanano tutti. I capi allora reagiscono: ma noi che stiamo a fare qua? Siamo i capi. Ebbene, se siete i capi dovete capire meglio e prima degli altri. La responsabilità di questa profanazione è vostra. Se voi lo permettete, un simile abuso avviene. Di chi è la responsabilità delle azioni che noi compiamo? Di un altro? E già, Adamo dice è stata Eva, Eva dice è stato il demonio, ma la conseguenza è che rimangono puniti tutti e tre.
quando il Signore ti manda la verità, la coscienza nostra rimanda, no? È come un raggio di sole che batte su una vetrata, su uno specchio d'acqua, e i raggi vi rivengono talmente forti, abbaglianti, che voi non potete vedere. Ecco, allora, la luce di Dio è così, batte sulla nostra coscienza, sulla nostra anima, anche sulla nostra intelligenza, e se il nostro cuore è aperto, questa luce ci permette di leggere il giusto e l'ingiusto, ciò che è buono e ciò che invece è cattivo, quello che è errato e quello che invece va bene così. La coscienza è il volante della nostra macchina, la luce e la forza viene da Dio, e questi allora pretendono da Gesù: ci devi dire con quale autorità fai queste cose. Gesù con quale autorità agisce? Lo ha detto. Tutto quello che fa, lo fa nel nome del Padre suo e anche nel nome suo. E lo dice, che lui e il Padre sono una cosa sola, che lui agisce sempre come il Padre gli ha insegnato. Io faccio sempre la sua volontà. Di fronte alla passione e morte, se possibile passi questo calice, tuttavia si faccia la tua e non la mia volontà. Allora, dov'è l'autorità? È lì, è proprio nel Padre. No, Gesù non fa nulla arbitrariamente, tantomeno contro la volontà del Padre. Allora, queste sono le due regole fondamentali per non sbagliare nella nostra vita di cristiani. La prima, non fate il male. La seconda, chiedete allo Spirito Santo come vi dovete comportare, quali scelte dovete fare. Sembrerebbe una cosa da nulla, e invece è molto bello vedere soprattutto questi ragazzi, o per gli esami, o per la scelta della professione, della facoltà, vengono e domandano a chi nel nome del Signore può aiutarli a capire, può illuminarli. Così è, diceva Padre Pio, che l'anima senza guida è un'anima senza luce, quindi non cammina. Abbiamo bisogno tutti. E Gesù allora risponde: se voi non sapete dirmi quello che vi ho chiesto, allora io non dico a voi quello che voi avete chiesto. Significa che non siete capaci. Quindi il Signore non va a innaffiare il pavimento, dice: fammi far crescere sta pianta qua sul pavimento. Beh, non ci può crescere, ci sta il pavimento, c'è il marmo. Sul marmo Dio non pianta niente, aspetta che quel marmo si decida, visto che un marmo vivo come la mente dell'uomo, il cuore dell'uomo, si decida a dire: va bene Signore, io voglio essere un tuo giardino, coltiva in me tutte le virtù che vuoi, getta il seme, poi io continuerò ad innaffiare, a far crescere. Dobbiamo far crescere la luce, la pace, l'amore, la grazia di Dio in noi. Questo è lo scopo per cui il Signore ieri mattina ci ha visti qui, questa mattina pure, e domani, se saremo vivi, anche domani saremo qui. Signore Gesù, coltivami, fammi crescere, fammi diventare un bel giglio, pronto, perché quando tu vorrai potrai trapiantarmi in paradiso. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.